La mia carriera cinematografica è iniziata in Sudafrica nel 1983. Sono entrato nell'industria cinematografica. Volevo fare dei film, questo era quello che avevo deciso. Avevo intenzione di fare un certo genere di film, ma non avevo fondi. In Sudafrica era impossibile per gente come me, perché il soggetto che avevo in mente era contro il regime. Non c'era modo, quindi, per me di ottenere dei soldi. La TV era controllata dallo Stato, tutto era controllato dallo Stato. I fondi erano controllati dallo Stato, a meno che non si conosca qualcuno importante, e io non conoscevo nessuno. Così ho iniziato con la Super 8, nei weekend, con un amico. Lo avevo conosciuto durante le riprese di un film al quale avevamo lavorato e abbiamo passato i weekend con la Super 8. Si intitolava Grava, ma non importa. Non è andato da nessuna parte, ma è stato divertente e mi piace ancora, un buon film. Comunque, ho iniziato a lavorare così, perché le produzioni televisive erano orribili, propagandistiche. Ogni cosa alla quale ho lavorato era propaganda. Le serie televisive, tutto era merda propagandistica. Decisi che dovevo uscire dal paese, andare da qualche altra parte, studiare cinematografia e conoscere nuovi contesti fuori dal Sudafrica, l'Europa o l'America. Così ho cercato possibilità in America e in Europa e sono finito a Berlino. Ho frequentato una scuola che si chiama German Film and Television Academy e pensavo che fosse grande. Credo ancora sia stata una buona decisione. Ero un sudafricano e vivevo in Germania. I tedeschi non volevano un altro film sul Sudafrica. L'apartheid era finito. Non era più interessante, volevano qualcosa sulla Germania, ma il mio progetto era sul Sudafrica. Perché un uomo bianco dovrebbe fare un film sui neri? Perché dovrei farlo? Sono stato molto accusato per questo. E pensavo, sono sudafricano, vivo nel mio paese, la mia gente è la mia gente e non mi interessa. E quelle persone sono anche miei amici. Non capivo il problema. Poi ho capito che forse non avevo mai guardato all'interno del mio essere bianco e che magari avrei potuto lavorare con i bianchi e capire quali sono i loro sogni oggi, dopo così tanti anni di utopie. Ora il governo nero è al potere. Per cosa hanno lottato così a lungo? Perché tutte quelle torture? Come si sentono? Così decisi che avrei dovuto documentare, incontrare tanta gente per riuscire a capire cosa era successo realmente. Adesso c'è una politica di affermazione del nero nel Sudafrica. Da una parte è buono perché incentiva i registi neri, che è assolutamente necessario. Deve essere fatto. Dall'altro canto sento che molta gente bianca di talento non viene aiutata. In altre parole, penso che il razzismo non è razzismo. Penso solo dovrebbe essere tutto uniformato. Non farne un problema di colore, ma una questione di talento e aiutare chi ce l'ha.